Salve a tutti ragazzi, io sono Vrex e vi do il benvenuto al nuovo episodio di Mass Effect Lore. Dunque, ci avevate chiesto già da un po' di episodi di parlarvi delle armi e delle navi presenti nel mondo di Mass Effect. Ora, questo siccome è un argomento abbastanza grosso, abbastanza giganterrimo, abbiamo pensato, io e Alexis, di dividere questo video in due parti. Io vi parlerò delle armi e lui vi parlerà delle navi. Considerando che potenzialmente è uno degli argomenti più difficili che andiamo ad affrontare, perché si tratta di esporre tantissimi argomenti in pochissimi minuti, vi chiediamo scusa se ci dovesse sfuggire qualche dettaglio. Detto questo, cominciamo. Fin dall'inizio del primo Mass Effect possiamo notare una cosa molto particolare, ovvero che manca il counter delle munizioni e al suo posto c'è una barra rossa progresso che ogni volta che noi spariamo questa barra si riempie. Le armi presenti nel primo capitolo sono armi a surriscaldamento, mentre in Mass Effect 2 e 3 compare il counter delle munizioni e vengono introdotte le clip termiche. Come viene questo passaggio? Come mai le prime erano a surriscaldamento? Intanto c'è da dire che tutte le armi che sono presenti all'interno di Mass Effect sono degli acceleratori di massa miniaturizzati, esattamente come i portali. Grazie all'archivio Protean che è stato trovato su Marte, argomento che abbiamo trattato durante lo spazio umano, la tecnologia degli acceleratori di massa è stata quindi studiata e riprodotta in scala ridotta, quindi miniaturizzata, per modernizzare l'arsenale. Questi acceleratori di massa miniaturizzati utilizzano campi a riduzione di massa e la forza magnetica per accelerare i proiettili fino a velocità letali. I proiettili sono generati da un denso blocco di metallo che sta all'interno delle armi. Ci sono all'interno dell'arma stessa dei piccoli scalpellini chiamati incisori che staccano un pezzetto di questo blocco di metallo della grandezza di un granello di sabbia e grazie all'elettromagnetismo riescono a spararlo a velocità veramente folli. Per questo entra in gioco anche l'acceleratore di massa. Se vi sembra una cosa strana, possiamo prendere come esempio il concetto dei microasteroidi, ovvero sassi spaziali della grandezza che vanno da una biglia di vetro alle dimensioni di un pugno, che viaggiano a velocità folli e sono in grado di trapassare qualsiasi cosa. Ecco, stesso concetto, ma riportato su scala ridotta. Ovviamente, dato che c'è di mezzo anche l'elettromagnetismo, sono stati poi creati degli scudi per resistere ai colpi sparati elettromagneticamente. Tuttavia, per resistere a una scarica così densa di colpi, i generatori non sono infiniti, i generatori degli scudi intendo, perché altrimenti ci vorrebbe il generatore di un'astronave e sarebbe quindi impossibile per un soldato portarselo dietro. Ovviamente, i colpi, anche se risultano infiniti, il problema è appunto il surriscaldamento. Tutto il marchingegno che c'è all'interno dell'arma genera riscaldamento che necessita di essere in qualche modo espulso e mandato fuori all'esterno. Questo è possibile grazie anche a delle modifiche, tipo il dissipatore, il raffreddamento, che aumenta appunto il raffreddamento dell'arma e permette di sparare più a lungo. Inoltre era possibile, sempre grazie a delle modifiche, di modificare le proprietà del blocco di metallo all'interno dell'arma tramite mod incendiari, mod elettrici oppure radioattivi. Si tratta semplicemente di un oggetto tecnologico che viene messo all'interno dell'arma, riconosciuto dalla meccanica dell'arma, e quindi vengono modificate dall'arma stessa le proprietà del blocco di metallo. In Mass Effect 2 sono state introdotte le clip termiche. Questa è una cosa che molti si sono chiesti come mai sono state introdotte il counter delle munizioni, una cosa e l'altra. Quello che noi vediamo non sono le munizioni che noi possiamo sparare, ma sono le counter delle clip termiche. Ovvero, le clip termiche sono semplicemente dei raffreddatori rimovibili. Quindi, invece che avere la modifica del raffreddamento accelerato, abbiamo le clip termiche che possiamo considerarle come un piccolo cilindro di azoto liquido. La inserisci nell'arma e l'arma infatti viene raffreddata. Quando l'arma raggiunge il massimo del suo riscaldamento, la clip termica viene espulsa, infatti non è più del colore normale, ma si vede benissimo che è incandescente. E quando terminano le clip di raffreddamento, l'arma non può più sparare. Nonostante le munizioni continuino ad essere virtualmente infinite, il problema a questo punto si pone sulla quantità di clip termiche che il soldato può trasportare. La nascita della clip termica non è stata un'invenzione di Turian, Asari, umani, eccetera, ma bensì dei Geth, perché loro stessi, durante le loro guerre, hanno tirato le somme, guardando anche i loro registri di battaglia, e hanno visto che la fazione vincitrice era quella che riusciva a mandare a segno più colpi dell'avversario. Quindi hanno studiato un sistema per raffreddare più velocemente le armi e quindi hanno tirato fuori le clip termiche.
Ovviamente poi con i vari scontri abbattendo i Geth, le loro armi sono state studiate e di conseguenza sono state replicate le clip termiche e sono state apportate le dovute modifiche a tutte le armi, sia dell'alleanza che non. Uno dei problemi più grossi di tutte le armi, comunque, come ho detto, si tratta di elettromagnetismo abbinato a un acceleratore di massa, quindi un portale in miniatura all'interno dell'arma. Il problema più grande, appunto, delle armi era il rinculo. Quindi hanno dovuto anche modificare la potenza dell'arma stessa. Non potevano fare un'arma con una potenza infinita, altrimenti non sarebbero stati armi possibili da utilizzare. Per farvi un esempio, il fucile Krogan Claymore viene proprio detto nella descrizione dell'arma che se tutti i soldati umani che hanno provato a utilizzarlo, il contraccolpo era talmente potente che questi soldati si sono spezzati le braccia. Quindi il contraccolpo è una grossa limitazione delle armi. E quindi non tutte le armi possono essere usate da tutti, ma ci vogliono anche degli addestramenti specifici. Questo per l'appunto va a giustificare il fatto che la classe che noi scegliamo per Shepard determinerà quali tipo di armi il nostro personaggio, il nostro protagonista può utilizzare al meglio. Invece per quanto riguarda le granate, nel primo Mass Effect si trattavano di dischi adesivi con alette particolari che permettevano a questo disco di volare per grandi distanze. Si trattava quindi di una specie di frisbee esplosivo che tu lo lanciavi, questo si appiccica e poi quando premevi il pulsante esplodeva. Un tipo di esplosivo molto utile per tendere imboscate, a differenza delle granate che si vedono nel secondo e nel terzo capitolo che esplodono all'impatto. Parlando proprio di quest'ultime, non c'è granché da dire, se non per l'appunto che la granata incendiaria ha un'anima di napalm e la granata congelante ha un'anima di azoto liquido che, esplodendo, i detriti emessi dall'involucro della granata si espandono per una distanza non indifferente, danneggiando quindi un'area molto più estesa. La lama Factotum, o meglio conosciuta come Omniblade. La lama all'interno del Factotum c'è sempre stata fin dall'inizio della sua invenzione, tuttavia però la funzionalità offensiva è stata scoperta solo dopo l'invasione dei razziatori. Infatti l'alleanza dei sistemi ha dovuto potenziarle per rendere più efficaci nei combattimenti ravvicinati contro gruppi di mutanti, e anche il Factotum poteva essere dotato di potenziatori e modifiche varie per potenziare l'attacco melee, come l'attacco incendiario, l'attacco folgorante, l'attacco criogenico, eccetera eccetera. Ora, com'è composta questa arma del Factotum? È una lastra di carburo di silicio generata istantaneamente dal mini fabbricatore del Factotum. Questa è una lama trasparente dalla durezza leggermente inferiore a quella del diamante e viene creata e sospesa in un campo di forza per proteggere la cute dell'utilizzatore, accendendosi per così dire solo quando un bersaglio nemico è nelle immediate vicinanze. Quindi tramite un rilevatore di prossimità il Factotum rileva presenze nemiche e quindi semi-automaticamente si attiva per la predisposizione a farlo uscire questa lama del Factotum. E per concludere in bellezza con l'equipaggiamento base di un soldato c'è il Medigel. Anche se il Medigel non è un'arma, ma comunque fa parte del pacchetto standard, è la sostanza utilizzata praticamente da tutti. Ora, com'è che funziona questo Medigel? Oltre a fungere come anestetico locale, è anche un efficace agente coagulante e disinfettante. È stato creato dalla mega corporazione biotecnologica Sirta Foundation, che nella creazione del Medigel ha violato apertamente le leggi del consiglio nell'ambito dell'ingegneria genetica. Tuttavia non sono mai state apportate delle vertenze legali contro la Sirta Foundation, perché i risultati e l'efficacia del Medigel è indiscutibile, tanto che addirittura anche le specie del consiglio durante le loro battaglie hanno fatto uso di questo Medigel e sono tornati a casa con le proprie gambe, altrimenti sarebbero morti. Quindi, nonostante ci sia stata questa violazione, nessuno ha potuto dire nulla alla Sirta Foundation. Una volta che questo gel viene applicato, aderisce saldamente alla ferita finché non viene sottoposto a una particolare frequenza di ultrasuoni, ed è immune ai liquidi come il sangue, ai contaminanti e alle sostanze gassose. Per il momento ragazzi io mi fermo qua, ce n'è ancora veramente altro da dire, ho cercato di riassumere il più possibile. La seconda parte scrivetecela nei commenti, così vi parliamo anche degli acceleratori di massa, delle corazze, barriere cinetiche, degli scudi e così via. Adesso lascio la parola a Alexis che vi parlerà delle navi. Salve a tutti ragazzi, sono Alexis e oggi tratterò
l'argomento riguardante le navi spaziali, la loro struttura, il loro funzionamento e la loro classificazione. Questo argomento per me sarà il più difficile di tutti i videocodex perché tratta argomenti scientifici in un universo fantascientifico e questi argomenti sono difficili da spiegare facilmente. Dovrò essere bravo io a spiegarveli nel modo migliore possibile. Iniziamo prima di tutto dalle navi spaziali. Sono veicoli spaziali capaci di viaggiare tra i sistemi stellari utilizzando propulsori e motori iperluce. I moduli di propulsione più usati sono quelli Helios. È infatti un sistema di propulsione superiore alle classiche reazioni idrogeno-ossigeno-liquido su cui si basano i propulsori di manovra delle fregate. Utilizzando idrogeno metallico metastabile, cioè metastabile vuol dire che rimane metallico anche smettendo di esercitare una determinata pressione, quindi di conseguenza anche a una pressione ambiente, il carburante dell'Helios brucia in modo più efficiente rispetto all'H2 liquido, poiché nell'idrogeno metallico gli atomi si ricombinano spontaneamente e capite che usando l'H2 liquido si ha una capienza di energia limitata, usando invece l'idrogeno metallico metastabile si ha una capienza molto maggiore. In questo modo le piccole correzioni di rotta necessarie in ogni viaggio spaziale a lungo raggio possono essere eseguite senza temere di esaurire le scorte di carburante. Questo vantaggio è esteso anche alla forza di spinta. Una nave alimentata da antiprotoni può avanzare brevemente a motore spento utilizzando l'Helios per raggiungere una velocità ottimale, seppure non troppo elevata. Ciò aiuta a ridurre il consumo di antiprotoni, problema cruciale per ogni nave. Gli antiprotoni infatti si annichiliscono a contatto con i protoni e quindi resistono poco in natura. Quando una nave equipaggiata con l'Helios deve far rifornimento, solitamente si affida a una grossa portaerei o ad un impianto planetario per sintetizzare l'idrogeno metallico. Questo processo utilizza campi di forza estremamente densi per creare una pressione superiore a 1 milione di atmosfere terrestri e creare il metallo, un'attività decisamente più sicura se svolta in superficie. La stessa efficienza che consente di effettuare correzioni di rotta con le microaccensioni può garantire anche rapide accelerazioni. Una volta presa confidenza con i tempi di risposta della nave, il pilota può dirigerla facilmente in qualsiasi posizione o traiettoria. Parliamo invece dei motori iperluce. Essi sono motori che utilizzano nuclei di elemento zero per ridurre la massa della nave e ottenere una maggiore accelerazione. Ciò aumenta la velocità della luce all'interno del campo di forza generato, consentendo di viaggiare ad altissima velocità con effetti di dilatazione temporale trascurabili. Il suo nucleo di elemento zero, infatti, non fornisce alla nave la forza motrice di cui ha bisogno. Sulle navi devono anche essere installate propulsori tradizionali, come di cui abbiamo già parlato precedentemente. La quantità di ESO e di energia richiesta dal motore aumenta in base alla massa che deve essere spostata e a quanto deve essere alleggerita. Se il campo di forza attorno alla nave collassa mentre essa viaggia in modalità iperluce, le conseguenze sono catastrofiche. La nave viene riportata alla velocità subluce e la quantità enorme di energia in eccesso viene sprigionata sotto forma di letali radiazioni Cherenkov. Qui abbiamo anche citato i campi di forza e cerco di compiere una piccola digressione su essa perché sennò si riesce a capire proprio il funzionamento del motore. Il campo di forza semplicemente è un campo che viene creato grazie all'interazione tra la corrente elettrica e l'elemento zero. Infatti l'elemento zero, se percorso da una scarica di corrente elettrica, può aumentare o ridurre la massa di un volume spazio-temporale. Se la corrente è positiva, la massa viene aumentata. Se essa invece è negativa, la massa diminuisce. Più potente è la scarica elettrica, maggiore l'intensità del campo di energia oscura prodotto. Nello spazio, i campi che riducono la massa consentono il viaggio iperluce, lo spostamento rapido ed economico dalla superficie all'orbita dei pianeti. I campi che aumentano la massa, invece, possono creare una gravità artificiale e allontanare i detriti spaziali delle navi. E questa è la fine della mia piccola digressione. Devo essere semplicemente veloce per capire un po' come funziona appunto il motore in tutta la sua interezza.